Buongiorno e benvenuti alle nostre Breaking News. Parliamo di sanità. Con la firma dell'accordo di programma Stato-Regione sull'uso dei 61 milioni di euro destinati alla Toscana, arrivano anche i 4 milioni e mezzo per il nuovo hospice dell'ospedale San Donato di Arezzo. Ne danno notizie ai consiglieri regionali PD De Robertis e Ceccarelli. La nuova struttura avrà 8 camere di degenza e 2 locali di day hospice. Circoleranno regolarmente frecce intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale in programma questa mattina. Sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, proclamato dalle segreterie delle organizzazioni CGIL e UIL Trasporti in adesione allo sciopero generale. Possibili limitazioni e cancellazioni per i convogli regionali. È fuori pericolo, come ha confermato l'esito dell'attacco, ma i traumi dovuti alla caduta rimangono, comunque non sono lievi. Andrea Dovizioso ha voluto aggiornare i suoi sostenitori tramite la propria pagina Facebook. Ha detto che la mia collezione di fratture diventa sempre più consistente, però la cosa importante è che l'attack abbia dato esito negativo. Saranno compiuti altri accertamenti. Grazie a Yuri, ha detto, che è sempre al mio fianco, a tutti quelli che mi hanno soccorso e al personale medico dell'ospedale. Grazie anche a tutti quelli che mi hanno già scritto. Così ha detto Andrea Dovizioso. Queste erano le nostre Breaking News.